Dammela a sigillo. Bene ragazzi, eccoci da Acer e siamo in compagnia del nuovo Liquid S2, un dispositivo con Snapdragon 800 quad core, 2 GB di RAM e un pannello ben 6 pollici full HD. È un dispositivo che al suo interno ha la connessione LTE, 3G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi e ci permette quindi di avere tutte le possibilità di connessioni e direi anche di fare una rapida visione del telefono. Abbiamo quindi i classici 3 tasti indietro, menu e funzioni. Poi sopra abbiamo la notifica, il LED di notifica, i vari sensori e la fotocamera anteriore. Lo schermo abbiamo già parlato. Nel lato superiore troviamo il tasto di accensione e spegnimento, il jack da 3,5. Troviamo poi il bilanciere del volume e gli slot per SIM e micro SD. Nel lato inferiore troviamo solo un secondo microfono per il vendere per la soppressione dei fruscii e sul lato sinistro è pulito. Sul invece lato posteriore troviamo la scritta un po' coperta dal laccio ma Dolby Surround, questa texture diciamo un po' gommata, lo speaker e il logo Acer in metallo e la fotocamera che riesce a riprodurre foto fino a 10 megapixel. Infatti andando in fotocamera possiamo vedere quindi video in full HD anche 4K, il nuovo standard che è appena arrivato, e le foto a 10 megapixel. Quindi la fotocamera, dicevamo, è da 10 megapixel, può scattare foto massimo 10 appunto megapixel, troviamo qui, e direi appunto adesso di fare un test del browser. Eccoci, andrei quindi su Android Blog. Buona la tastiera, mi sembra abbastanza rapida. Nuovi giganti smartphone. E devi andare su Android Blog e vediamo un po' come va il telefono. Eccoci, proviamo a fare già ora uno zoom in, uno zoom out. Devo dire che funziona molto bene. Proviamo allora a fare uno scrolling, ottimo. E proviamo anche a fare un doppio tap. Ok, forse il doppio tap. Ecco, ora è andato bene, però avrei preferito che il telefono mi avesse fatto questa renderizzazione, non solo sullo scritto. Comunque va bene lo stesso. Quindi direi abbastanza fluido, senza alcun tipo di problema il browser. E direi quindi allora che questo S2 purtroppo non ha ancora dato prezzi e disponibilità del prodotto, anche se sarà sicuramente in uscita visto che lo troviamo qui presentato come prodotto di punta e qui all'IFA di Berlino. Direi quindi che per l'Acer S2 è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, ciao!